c'è l'immediato, che producono poi queste distorsioni qua e queste rabbie qua, cioè, certo, producono i grillo, producono gli arancioni, i verdi, i gialli, i girotondi, perché la gente dice ma non è possibile, cioè io sono onesto, pago le tasse, chiaro che cerco di pagarne meno, voglio pure vedere, no? Cioè uno cerca di pagare il giusto, diciamo così, se non è un lavoratore dipendente come me, sì, sì. No? Deve pagare, allora, pago le tasse e poi dopo scopro che devo sempre essere io a intervenire, a sanare non solo le povertà, e lo faccio per ovvia solidarietà sociale, ma devo sanare pure il tabaccaio sotto casa mia che dichiara, non so, 20.000 euro l'anno, capisci? Questo non è possibile, allora, questo non è una patrimoniale, questa è un'iniquità. Sì. Questa è la cosa difficile da fare. Oh, speriamo lo facciano, sarebbe ora pure, no? Eh sì. Comunque, in attesa di entrare nel vivo di questa campagna elettorale, che per ora ha parlato solo di IMU, di liste, però c'è tanto da far capire agli elettori, perché insomma il dato sulla disoccupazione giovanile ieri è agghiacciante, siamo al 37%, qualcosa sì, di veramente, siamo il fanalino di coda in Europa su questo, sì, è una cosa, e lì qualcuno dovrà spiegare come, anche con la gradualità necessaria, uscirne fuori da questo stato. Ecco una domanda. Tu non so se hai seguito questa polemica su McDonald's, su queste assunzioni, lo spot fortemente criticato dalla CGIL che sì, parla, ho letto qualche cosa, sì. Secondo te è un approccio giusto quello di stigmatizzare questo atteggiamento di McDonald's, che poi parla di assunzioni per lo più a tempo indeterminato? Vabbè, noi abbiamo una cultura un po' diversa, come sai, no? Io devo dire però che onestamente, che se tu parli con, che tu c'hai figli, voglio dire, se tu parli con i giovani, vedi che hanno un'altra testa, no? Cioè, tante delle cose che a noi sembrano strampalate, come quelle di cambiare 10 volte lavoro nella vita, di fare un lavoro per 6 mesi, poi di mettersi e cominciarne un altro, poi, cioè, purtroppo, diciamo così, si sono anche abituati a una sorta di precariato eterno, no? Che gli ha anche cambiato un po' la testa, cioè loro sono nati e vissuti in un'epoca in cui la cultura del posto fisso, per ragioni drammatiche, non c'è più. Quindi ci stanno lentamente. Allora, diciamo che McDonald's, che guarda a quel pubblico lì non solo come consumatore ma anche come personale da assumere, si adatta a quella logica lì, trasmette quell'idea lì. Oggi per un giovane è più importante trovare un lavoro, quel che sia, che trovare un lavoro a tempo indeterminato, no? Un lavoro sì, particolarmente gratificante. Nei nostri tempi i nostri genitori dicevano studia perché così hai un lavoro bello e a tempo indeterminato, il posto fisso, no? Il posto fisso, il famoso. Oggi posto si dice fisso. Studia perché così trovi un lavoro, perché purtroppo in questa fase della nostra è così. Contemporaneità è così. Quando non si dice vedi da andartene fuori dall'Italia perché qui c'è niente, infatti. Va bene, Bruno, va bene. Grazie. Grazie a te, buon lavoro, saluti a tutti. Buona giornata, Bruno Manfellotto, ciao. Direttore dell'Espresso.